sequenza da fermi spettacolare, come sempre impegnativa, il semaforo che si spegne e vediamo il via con Mick Schumacher che si va subito ad inserire alle spalle un botto veramente forte. L'abbiamo sentito tra l'altro anche qui sotto la nostra postazione, abbiamo proprio la postazione sul chiaramente c'è bandiera rossa, quindi si interrompe immediatamente la gara. La nostra postazione è proprio sul rettilineo, quindi oltre a vedere le immagini abbiamo sentito proprio il rumore del botto, diciamo, che c'è stato purtroppo. Vediamo i piloti che sono coinvolti, abbiamo Mariano Lavigna che esce tranquillamente. Coinvolte, c'è una vettura abbastanza danneggiata, ma abbiamo avuto modo di vedere la numero 6 e quindi si tratta di Conwright. Vediamo però un annuncio che fortunatamente stanno tutti bene i piloti, quindi ci arriva dal coordinamento da Matteo Rosa e da Mauro Valentinuzzi la problemi per i piloti. Andiamo a rivedere, grazie alla regia di Mauro Valentinuzzi, vediamo il contatto al via, che c'è stato quindi una vettura pilota che non è partita e non sono riusciti ad evitarla, e quindi in tre sono quattro addirittura, come potete vedere. Chiaramente questo è uno dei momenti più impegnativi, ovviamente da dietro non è possibile accorgersi è molto difficile comunque quando si è lanciati in partenza accorgersi che c'è una monoposto ferma. Noi siamo rimasti un po' ammutoliti per la verità, Giovanni, perché ma chiaramente sì, certo. È un...